Salve cari amici, eccoci qui con una nuova puntata di RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno. Volevo solamente anticiparvi che questa RST Spazio 7 è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. E anche che alla fine, al termine di questa edizione, ci sarà un'edizione speciale, una piccola intervista che abbiamo estrapolato dal settimanale di Pianeta Oggi TV. Settimanale si chiama Pianeta Oggi Report, che viene trasmesso sulle principali emittenti sul digitale terrestre, sulle emittenti in FM, su Radio Science ovviamente e su tutto il circuito. Pianeta Oggi Report è fatto da Massimo Bonella, che è il direttore della testata giornalistica online Pianeta Oggi TV. Quindi non ci abbandonate, appena finita questa rassegna, vi proponiamo questi 3 minuti di intervista che è molto molto interessante, vi consiglio di ascoltarlo. Ma adesso passiamo alle notizie. RST Spazio 7, quindi è la rassegna delle principali notizie, come abbiamo detto, che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Iniziamo con domenica 6 maggio, con lodi, protesi, scusatemi, con membrane equine per le donne islamiche. C'è stata una polemica per l'idea del primario. La notizia ha fatto sobbalzare sulla poltrona il direttore generale Giuseppe Rossi e l'assessore regionale Giulio Gallera, che al fattoquotidiano.it ammette che esiste una riflessione di questo genere da parte del primario, ma si affretta a specificare che la direzione generale non ha mai accettato alcun progetto di quel tipo e mai acquistato protesi con membrane equine anziché suine, e tanto meno vi è una riorganizzazione del reparto che prevede la presenza solo di personale femminile. Staremo a vedere, seguiremo questa vicenda, se ci faranno sapere qualche cosa. Lunedì 7 maggio c'è stato il caso Ruby, confermate le condanne per Fede e Minetti nel processo bis per le cene di Arcore. Comunque ci sono state delle lievi riduzioni delle pene, 4 anni e 7 mesi per l'ex direttore del TG4, 2 anni e 10 mesi per l'ex showgirl. Insomma, la sentenza dei giudici di Milano dopo un nuovo appello per via del rinvio deciso dalla Cassazione, che aveva rilevate, insomma, lacune motivazionali. Vabbè, insomma, è andata avanti, si è rifatto, però alla fine sempre condannati sono stati. Martedì 8 maggio, qui che vuol dire forse che erano colpevoli, no? Martedì 8 maggio, migranti, 17 sopravvissuti a un naufragio, hanno fatto ricorso i 17 rifiuti alla CEDU contro l'Italia, la CEDU, perché dicono ci sono stati comportamenti disumani e degradanti da parte del nostro paese. L'episodio è quello del 6 novembre scorso, quando la nave dell'ONG Sea-Watch denuncia di essere stata ostacolata dai miliziani libici durante le operazioni di salvataggio, e come prova addusse un filmato che testimoniava maltrattamenti e violenza. Global Legal Action Network ha deciso comunque di rappresentare gli stranieri di fronte alla Corte di Giustizia europea. E anche qui un'altra figuraccia da parte del nostro paese. Mercoledì invece 9 maggio abbiamo parlato di Cucchi, il carabiniere che ha denunciato i colleghi, ha detto che è costretto a lavorare con loro, e dice ora devo anche testimoniare, ma ho paura. L'ha puntato Riccardo Casamassima, uno dei militari che ha fatto riaprire l'inchiesta sulla morte del geometra romano. Dice che le più alte cariche dello Stato dissero: chissà parli, io ho parlato, ma sono diventato carne da macello. È quanto ha riferito Riccardo Casamassima al fattoquotidiano.it, denunciando di aver ricevuto pressioni. Da 2 anni, infatti, è in servizio nello stesso reparto dove lavora uno degli imputati da lui accusato. Il 15 maggio dici: devo andare a testimoniare in aula, ma non mi sento tutelato. Insomma, sto valutando cosa fare. Vediamo cosa farà. Giovedì 10 maggio, la Svizzera, 104enne australiano, sano e lucido, muore col suicidio assistito.
fish and chips prima dell'iniezione letale, ha detto. David Goodall, botanico ed ecologista, era stanco di vivere. Se n'è andato circondato dai suoi nipoti in una clinica vicino a Basilea, ascoltando l'inno alla gioia di Beethoven. Ieri, si riferiva ovviamente a quando è uscita la notizia, in una conferenza stampa davanti a 50 giornalisti da tutto il mondo, indossava un maglione con la scritta Again, disgraceful, cioè invecchiare in modo umiliante. E questo può essere anche vero, cari amici, quanto uno non si sente più di vivere, può scegliere come morire. 104 anni, insomma, la sua vita ormai l'ha vissuta. Venerdì 11 maggio l'ENI assume l'indagata e Discalzi dice non lo sapevo. Insomma, una tragedia dell'ENI travolta da tre scandali di corruzione internazionali in Algeria, in Nigeria e in Congo, e dall'inchiesta milanese sul presunto depistaggio che vede indagato per associazione a delinquere l'ex capo del servizio legale Massimo Mantovani, assunto nell'assemblea degli azionisti di ieri, riferita sempre alla notizia, toni e ritmi surreali degni di una commedia di Mel Brooks, dicono. L'assetto attuale del vertice aziendale vede l'amministratore delegato Claudio Discalzi rinviato a giudizio per corruzione internazionale per le tangenti in Nigeria, il cosiddetto caso PL245, insieme al suo braccio destro Roberto Casula e al predecessore Paolo Scarone. Il capo del cosiddetto upstream, la stazione del petrolio, Antonio Vella, è in attesa di sentenza nel processo per le tangenti in Algeria, dove l'accusa ha chiesto per lui 5 anni e 4 mesi di carcere. Anche qui, insomma, sempre brutte figure da parte di tutti quanti noi. E passiamo all'ultima notizia di sabato 12 maggio. Trento, incendiate le centraline elettriche delle ferrovie nel giorno in cui inizia la Dunata Nazionale degli Alpini. Il Raduno Nazionale delle Penne Nere è cominciato all'insegna dell'alta tensione. Nella notte, appunto, tra giovedì e venerdì, due incendi hanno colpito altrettante centraline elettriche a Lavis e Civezzano. Un terzo, qualche ora dopo, lungo le linee della ferrovia della Valsugana, all'altezza di Caldonazzo. Il risultato è stato quello di gravi disagi sulla linea principale, con la cancellazione di 28 convogli passeggeri. Anche qui, insomma, distruggere delle linee, distruggere un patrimonio, non so a cosa possa servire, a chi è utile una cosa del genere. Sapremo, sperando ci siano degli sviluppi, ulteriori notizie in merito. Però adesso vi ricordo che dopo questo nostro RST Spazio Aperto, questa rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa, vi proponiamo tre minuti e mezzo di un'intervista della puntata, della nuova puntata che sta andando in onda su tutto il circuito Radio Science, sul digitale terrestre e sulle radio in FM di Pianeta Oggi Report, che è edito da Pianeta Oggi TV, una testata giornalistica che collabora con Radio Science. Collaboriamo insieme, siamo insieme, lo vedete spesso nelle nostre scritte, e la testata è diretta dal giornalista Massimo Bonelli. Quindi non andate via, dopo la sigla partirà questo piccolo estratto. Buon proseguimento, buona domenica a tutti quanti. Vi ricordo che RST Spazio Aperto 7 è edito da RST Science e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Merino. Ben ritrovati agli spettatori di Pianeta Oggi Report. Siamo oggi all'interno del Liceo Michelangelo Grigoletti di Pordenone per il progetto LEGIN, acronimo di Legalità, Giustizia e Informazione, organizzato e promosso dall'Associazione Terra Mater in collaborazione con le associazioni Il Sicomoro, Mandi dal CIL, la redazione della rivista Antimafia 2000 e le scuole, alcune scuole della regione.
L'iniziativa, tra l'altro, è patrocinata e resa possibile grazie al contributo e al sostegno della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. In questo percorso di educazione alla legalità, rivolto anche alle scuole secondarie di secondo grado della regione, quest'oggi abbiamo invitato e ringraziamo per la sua disponibilità il dottor Antonio Foiadelli, responsabile della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia negli anni 90, negli anni più caldi che hanno segnato la storia, in particolare del nostro paese, e che si sono sporcati, in particolare delle stragi relative a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino. Parlare di mafia nelle scuole, forse un'utopia in passato, qualcosa che non era per niente plausibile fare. Oggi invece ci viene chiesto, in collaborazione con i docenti, di realizzare questi incontri. Dottor Antonio Foiadelli, alla luce della sua esperienza di uomo, di cittadino, di uomo delle istituzioni, di responsabile in particolari ambiti della giustizia, quanto è importante e utile, se lo è, parlare di mafia e di legalità all'interno delle mura scolastiche? L'utilità io la vedo in questa prospettiva, che quando si tratta di ristabilire la legalità, quando si tratta di affrontare problemi come questo, è bene ripetersi una cosa molto semplice: ognuno faccia quello che deve fare, cioè il proprio dovere, nel momento e nel luogo in cui si trova. Ora, se spetta agli uomini delle istituzioni, come lei dice, polizia, magistrato, magistratura, eccetera, di essere attivi in una certa direzione, spetta però anche a tutto il mondo civile prendere coscienza della gravità del problema. E quindi nel momento in cui ci rivolgiamo a questi ragazzi, ai quali appartiene il futuro del loro e del nostro paese, noi non facciamo altro che suscitare o mantenere per quantomeno accesa questa consapevolezza che il problema esiste, che va affrontato, che non è possibile accettare neppure i minimi compromessi con quello che è non solo la coscienza, ma soprattutto la legalità. È un discorso che può apparire forse troppo tecnico, ma non lo è. Quando parliamo di legalità, noi parliamo di obbedienza alle leggi in senso socratico, cioè un paese non si regge se non fondato sulla base di regole certe. Ora, la sfida della criminalità a livello internazionale, mai come oggi, è così grave. Quindi occorre che ciascuno, nell'ambito in cui si trova e con le possibilità che ha, prenda coscienza di questo problema e si impegni proprio anche a livello di sorveglianza, di quella che chiamiamola vigilanza.